Non c'è niente come un sogno per creare il futuro. Oggi utopia, domani realtà. Se 3 anni fa questo ragazzo qui avesse detto una frase tipo sogno di poter vincere la scarpa d'oro, ossia il premio per il miglior goleador dei 5 maggiori campionati d'Europa, tutti l'avremmo preso per un folle. Tutti avremmo pensato fosse un'utopia anche solo pensarlo. Chi mai avrebbe scommesso che un giorno quello stesso ragazzo potesse effettivamente diventare uno dei migliori attaccanti del continente, in grado di mantenere una media gol leggendaria, segnando più di tutti tranne Messi, Ronaldo e Lewandowski? Nessuno. Eppure, questo ragazzo qui ce l'ha fatta. In 3 anni, André Miguel Valente da Silva, noto ormai a tutti semplicemente come André Silva, è passato dall'essere la riserva di Patrick Cutrone e Nicola Kalinic al Milan, al diventare il secondo miglior marcatore della Bundesliga davanti persino a Haaland, e finendo per essere inseguito da alcuni dei migliori club al mondo, tra cui Barcellona, Manchester City e Atletico Madrid. Questa è una storia sull'importanza delle seconde e a volte terze chance, sulla convinzione nei propri mezzi, sull'accettazione del fatto che, a volte, cambiare non significa fallire. Questa è la storia di André Silva. André nacque il 6 novembre del 1995 a Baim du Monte, vicino a Porto. All'età di 8 anni iniziò a giocare a calcio, partendo dal Salgueiros FC. Qui, contro la Vianese, segnò addirittura 15 gol in una partita. A Salgueiros rimase per 3 anni e ci ritornò nuovamente nel 2008 dopo una parentesi al Boavista. Passò poi le 2 stagioni successive alla Padroense, prima di arrivare nel 2011 nelle giovanili del Porto. Al suo arrivo, la sua fama già lo precedeva e in patria era considerato la cosa più interessante vista su un campo da calcio fin dai tempi di Cristiano Ronaldo. Immagino che sia pieno di giovani che ricevono soprannomi simili, ma in bianco-azzurro André fece davvero bene. Esordì nella squadra B a 18 anni e nel 2015 fece il suo esordio in prima squadra a 20 anni. Segnò il suo primo gol da professionista durante l'ultima partita della stagione 2014-2015, ma fu il suo secondo anno quello della definitiva, o meglio provvisoria, consacrazione. Nella stagione 2016-2017 André segnò la bellezza di 16 gol in 32 partite della massima serie portoghese. A questo aggiunsero anche 4 reti e 2 assist in 8 match di Champions League, la prima volta che lui la giocò. Al termine della stagione Silva venne convocato dal Portogallo per disputare la Confederations Cup del 2017, a cui il Portogallo avrebbe partecipato in quanto vincitrice dell'Europeo l'anno prima. Cristiano Ronaldo e il suo erede finalmente insieme. Tutto stava andando bene per André e la sua carriera pareva essere soltanto all'inizio, già perché grazie alle sue prestazioni dell'ultimo anno il suo nome era diventato famoso anche al di fuori della penisola iberica e l'eco delle sue giocate giunse fino in Italia alle orecchie di Massimiliano Mirabelli. Mirabelli, il neo direttore sportivo del Milan cinese targato Yongon Lee, nell'estate della ricostruzione rossonera era la disperata ricerca di un numero 9 degno di questo nome. Erano anni che la maglia che era stata di Inzaghi veniva indossata da bidoni di ogni sorta e Mirabelli voleva invertire questa tendenza. Per tutto giugno nomi su nomi vennero accostati al Milan: Morata, Aubameyang, Belotti, Immobile, Diego Costa, Kalinic. Qualsiasi attaccante era finito nella fantomatica lista di Mirabelli. Ma l'11 giugno 2017, a sorpresa, venne annunciato che il nuovo numero 9 del Milan sarebbe stato proprio il giovane portoghese che già si trovava a Milanello da diverse ore, nonostante il suo nome non fosse mai uscito tra i potenziali nuovi giocatori del Milan. André venne ufficializzato il 12 giugno, diventando il quarto acquisto del Milan di Fassone Mirabelli, nonché il secondo giocatore più pagato della storia del Milan fino a quel momento, visto che per accaparrarselo il club dovette sborsare la bellezza di 38 milioni di euro. All'epoca sembrava una mossa coraggiosa, ma quasi tutti erano convinti che, alla lunga, avrebbe ripagato. Un giocatore giovane, paragonato a Cristiano Ronaldo, in costante ascesa e che già aveva alle spalle una buona esperienza, era il massimo per un Milan che voleva ripartire subito, provando allo stesso modo a porre le basi per un futuro glorioso. E l'inizio di André Silva al Milan fu da leccarsi i baffi. Dopo un paio di partite di rodaggio nel primo turno preliminare d'Europa League, André esordì da titolare il 17 agosto in casa contro lo Scandia e subito, davanti a un San Siro delle grandi occasioni, fece innamorare di sé molti tifosi, segnando una spettacolare doppietta e servendo un assist involontario a Borini. Tutto faceva presagire che la carriera di André sarebbe definitivamente esplosa e il Milan era il palcoscenico idoneo per diventare uno dei più grandi protagonisti del calcio mondiale del prossimo futuro. Al termine del mercato, la società acquistò anche Kalinic e mantenne in rosa il promettente Cutrone, veterano della primavera di cui si diceva un gran bene, ma non c'erano dubbi su chi sarebbe stato il vero titolare della squadra. Se fosse stato bene, André Silva avrebbe giocato sempre. Già, tutti ci aspettavamo che ciò potesse accadere e alcuni ci credevano talmente tanto che decisero di spendere 100 euro per prendere la maglia dell'attaccante che avrebbe finalmente ridato splendore alla numero 9 del Milan. Ma da dopo quella roboante doppietta all'esordio, le cose andarono invece in maniera completamente diversa. André al Milan non riuscì mai davvero a esplodere. Partito titolare con Montella, non segnò mai in campionati e riuscì a rinvigorire il suo tabellino solo contro avversari di modico valore in Europa League come Rijeka o Austria Vienna, contro cui segnò 5 gol in 2 partite. Ma in Serie A non sembrava esserci storia. André era un giocatore
giocatore delle qualità indiscutibili e con una classe sopraffina, ma teneva troppo il pallone e in un campionato difensivo come il nostro il suo modo di giocare non attecchi mai. Dopo l'esonero di Montella arrivò Gattuso e André, che ancora stava provando ad ambientarsi al calcio italiano, finì inesorabilmente fuori dal progetto, venendo sostituito addirittura da Cutrone, che in estate era la terza scelta. Certo, André riuscì a ritagliarsi qualche minima soddisfazione, come il gol all'ultimo secondo contro il Genoa o il gol della rimonta al Chievo, ma stringi stringi il suo destino era segnato. Era sempre stato abituato a essere al centro del progetto, ma il Milan finì completamente ai margini di esso. Per integrarsi avrebbe avuto bisogno di tempo, ma di tempo il Milan non ne aveva. E di settimana in settimana la storia di André si avvicinò lentamente alla sua conclusione. Al termine della stagione, con la conferma in panchina di Gattuso e l'arrivo di Higuain, che tra l'altro prese proprio la sua maglia numero 9, André capì che il suo periodo al Milan era terminato, almeno momentaneamente. La sua prossima avventura sarebbe stata in Spagna, al Siviglia. E anche qui, come con lo Scandia, l'esordio fu subito con il botto. Se con il Milan era partito con una doppietta alla prima da titolare, in Spagna fece addirittura meglio, mettendo a referto 3 gol nella prima partita contro il Rayo Vallecano. Successivamente André toccò l'apice segnando una doppietta al Real Madrid e in breve tempo si ritrovò terzo nella classifica marcatori spagnola, dietro soltanto a Luis Suarez e sua maestà Leo Messi. E già da novembre i dirigenti del Siviglia annunciarono la loro volontà di riscattarlo per 39 milioni di euro proprio dal Milan. Dopo il passaggio a vuoto al Milan, André ce l'aveva fatta. Si era preso la sua rivincita e aveva finalmente trovato la sua dimensione, o almeno così sembrava. Già, perché poi di nuovo qualcosa si bloccò. Come l'anno precedente, a un certo punto André smise di segnare. Dopo aver dominato nella parte finale del 2018, allo scoccare del 2019 il giovane portoghese sparì del tutto. Prima giocando ma non riuscendo più a trovare la via della rete, poi scomparendo completamente, fino ad arrivare a un caso diplomatico con l'allenatore Joaquín Caparrós, il quale denunciò apertamente il giocatore, reo a suo dire di aver finto un infortunio per diverse settimane, rifiutandosi di fatto di scendere in campo. Da lì, nuovamente, André capì di aver terminato un'altra sua avventura e al termine della stagione il Siviglia non esercitò il tanto promesso riscatto con Silva, che dovette tornare al Milan a distanza di un anno, ormai completamente sconsolato. A Milano trovò un nuovo allenatore, Marco Giampaolo, e un nuovo numero 9, Christoph Piontek. Dunque Jorge Mendes, suo procuratore, si attivò di nuovo per trovargli un'altra sistemazione e in breve tempo la trovò in un club amico, il Monaco. Il club del Principato decise di provare a dare una nuova chance al talento portoghese, convincendosi a spendere per lui 30 milioni di euro. Tuttavia, anche stavolta le cose andarono male per il povero André e nel corso delle visite mediche, i medici del club sostennero di aver riscontrato dei problemi al tendine del giocatore. Ma il Milan, dove invece il giocatore era appena stato visitato, dichiarò che il problema era invece economico e che il club e André non erano riusciti a mettersi d'accordo sull'ingaggio. Fatto sta che André dovette tornare nuovamente al Milan e alla seconda partita dell'anno contro il Brescia Giampaolo addirittura lo schierò come punta titolare. Lui non giocò male, anzi, ma il pubblico di San Siro, che lo aveva ben accolto al suo esordio 2 anni prima, questa volta non lo perdonò e al momento della sua uscita dal campo André venne ricoperto di fischi. Mancava un giorno al termine del calciomercato. André Silva, giunto al Milan 2 anni prima come una delle più grandi promesse del calcio europeo, aveva fallito al Milan, fallito al Siviglia ed era stato ceduto in estate a un club che poi lo aveva scaricato. Il futuro di André era un punto interrogativo e di certo non sembrava roseo. Poi, a pochissime ore dal termine del calciomercato dell'estate del 2019, ecco la notizia sorprendente. Senza un apparente motivo, il Milan e l'Eintracht di Francoforte avevano deciso di scambiarsi lo stesso André e Ante Rebic. Rebic non era il trequartista che voleva Giampaolo, André non sembrava quella punta in grado di poter aiutare la squadra tedesca. Due fallimenti di fila, una cessione mancata, tifosi che lo prendevano per il culo e l'arrivo in una discreta squadra tedesca. Era questa davvero la carriera di André Silva? Era così che doveva andare? Probabilmente sì. A differenza delle due avventure precedenti, stavolta André iniziò piano, anzi pianissimo. Nei primi mesi in Germania il portoghese non segnava mai. Ormai tutti erano certi, questo giocatore non sarebbe mai diventato il top player che sembrava poter diventare nei primi anni. Poi, nel 2020, arrivò il lockdown. Il mondo cambiò, il calcio cambiò. André Silva, finalmente, cambiò. Dalla ripresa della Bundesliga post pandemia, André tornò ad essere l'attaccante degli esordi, ma ancora più forte. Nelle prime 7 giornate post Covid, il numero 33 segnò 6 gol e finì la stagione con 12 reti in campionato. Al termine della stagione, Milan ed Eintracht decisero di rendere definitivo lo scambio tra Rebic e André Silva, visto che anche il croato aveva fatto bene a Milano. E nella stagione 2020-2021, a 25 anni, André esplose definitivamente, questa volta per davvero. In un club che credeva totalmente in lui, André Silva divenne un marcatore inarrestabile. All'alba di aprile 2021 ha già segnato 22 gol in campionato ed è a 4 reti dal superare Ben Holzeben, miglior marcatore in una singola stagione nella storia dell'Eintracht. Ha già segnato 6 doppiette in stagione, ha una media gol di un gol ogni 97 minuti, è secondo nella classifica marcatori in Bundesliga
Bundesliga dietro al solo Robert Lewandowski e ha segnato un gol in più di quello che oggi è considerato uno dei 2-3 migliori centravanti al mondo, Erling Haaland. Proprio contro il Borussia di Haaland ha segnato nello scorso weekend il gol dell'1-0 che ha permesso all'Eintracht di andare a più 7 sui gialloneri. Dunque in questo momento la squadra di André sarebbe qualificata alla Champions League per la prima volta nella sua storia. Nei 5 maggiori campionati europei soltanto Lewandowski e Cristiano Ronaldo hanno segnato più di André Silva in questa stagione e il polacco è a 35, dunque a più 13. André ha detto che un giorno gli piacerebbe vincere la Scarpa d'Oro e probabilmente quel giorno non arriverà quest'anno. Ma stavolta davvero il suo futuro pare assolutamente luminoso. Su di lui si stanno muovendo tutti i club migliori al mondo e stavolta pagarlo 40 milioni non sembrerebbe una scommessa ma un affare. Sono anni che si parla di André Silva e se ne sono dette di ogni colore. È stato paragonato a Cristiano Ronaldo, è stato uno dei tanti scarsi 9 del Milan, è stato accusato di inventarsi gli infortuni ed è stato a sua volta vittima di diagnosi inventate. La sua carriera, seppur relativamente breve, ha già avuto un sacco di saliscendi. Quando andò via dal Milan la prima volta, in tanti pensavano che altrove avrebbe potuto fare bene. Quando tornò dal Siviglia, in pochi credevano che si sarebbe ripreso. Ma André non si è mai arreso e ha capito che a volte, semplicemente, basta cambiare. Forse non era adatto al calcio italiano o forse aveva semplicemente bisogno di fiducia e di tempo. Non lo sapremo mai. Ciò che sappiamo è che oggi come oggi, André Silva è uno dei migliori attaccanti al mondo. E soprattutto ha saputo credere in se stesso, senza mai arrendersi. Fatemi sapere voi che cosa ne pensate di questo video, se vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, ci vediamo nel prossimo video, ciao!